Che dati è? Bentornati e ben ritrovati in questo nuovo episodio, il secondo episodio della mia personale carriera su Football Manager 2022. Ho preso la mia squadra del cuore, la S Roma, e il gioco inizia a farsi duro perché abbiamo l'esordio nei, si chiamano, preliminari di conference. Abbiamo l'Union Berlin in un doppio scontro andata e ritorno, ma soprattutto ragazzi cominceremo anche la Serie A. Io vi invito a lasciare, se volete che questa serie continui, almeno 2500 mi piace per il terzo episodio, ma ve lo dico immediatamente, se fate vedere tutto il vostro supporto su questo video, nel prossimo episodio porto una marea di partite, perché non c'ho intenzione di fare una partita a episodio, ma di spingere in particolar modo. Mi sta a gocciolare il naso, no, era un'impressione. Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. C'ho pure un primo, scusatemi, canale YouTube di calcio parallelo a questo, e un terzo canale YouTube non di calcio. Trovate tutti i canali qui sotto in descrizione, oppure semplicemente se cliccate qui. E che dati è? Union Berlin Roma. Però vedo una cosa che non mi piace, che è qua trasferimenti fa in uscita, Setin, Cetin, Fazio, Santo. Sì, vi ho risparmiata la situazione delle nonne e delle zie, ragazzi. Sto sfoltendo la rosa con i calciatori che non mi servono assolutamente. Andiamo avanti perché ci dobbiamo giocare una partita importante. C'è una riunione tattica da andare ad affrontare. Che ha fatto qua il campo in perfette condizioni, tutte le partite, le nonne e le zie. Io vado a fare la formazione, che è la cosa più importante. Devo decidere come esordire, considerato anche che ci saranno tanti impegni e c'ho qualche calciatore, ragazzi, anche infortunato in realtà. Vediamo un po' come ce la possiamo gestire, non lo so neanche io. Allora, io mi sa che comincio proprio così e poi, ragazzi, deciderò di volta in volta come giocare. Però, per il momento, ragazzi, voglio giocarmela in questo modo. Andiamo alla partita e vediamo che cosa accadrà. Che dati è? Leviamo il volume perché sennò voi sentite il doppio, triplo casino. Vado negli spogliatoi e ovviamente devo cercare di motivare la mia squadra. Andate in campo e cercate ovviamente di impressionarmi. Nel tunnel stai per sederti per la prima volta sulla panchina della Roma. Puoi raccontarci quali sono le tue sensazioni? Non vedo l'ora che si cominci. Confida in una buona prestazione oggi? Sono convinto. Non vedo perché non dovremmo scendere in campo e giocare bene. Spero in una buona prestazione ogni partita. Vabbè, no, voglio essere positivo. Qual è l'umore dello spogliatoio? Siamo in grande condizione, sono felice di come sto. No, sono un gruppo di giocatori che hanno grande e fiducia in loro stessi. Che dati è? Si comincia calcio d'inizio contro l'Union Berlin. Vediamo che cosa siamo in grado di fare. Sarà una trasferta molto insidiosa, molto difficile. Loro faranno del tutto per metterci in difficoltà, ma noi faremo del tutto per metterli in difficoltà. 17 minuti di niente. El Shaarawy su calcio di punizione, ed è calcio d'angolo per noi. Vediamo se riusciremo a sbloccarla da questo. Niente, manca a pagare l'oro. Va benissimo. Gestiamo il possesso della palla. Stefano El Shaarawy se ne va sulla fascia. Il cross. Non troviamo spazi, ma siamo fiduciosi. Vedete come giriamo la palla con confidenza? Vedete? Ecco, Vigna. Bene. Ripartiamo da dietro. Cerchiamo linee che non troviamo. Ma si sapeva che sarebbe stata una partita così, eh? Ancora El Shaarawy, palla in mezzo, li mortacci, tu che te sei magnato, Shomurov. Forse dobbiamo cambiare qualcosa. Io direi, meritiamo di vincere, quindi andiamo in campo e dimostriamolo. E cominciamo il secondo tempo. Forse è il caso che io vada un po' a comunicare con loro e ad incitarli, perché vogliamo sbloccarla! Pellegrini! 1-0 per la Roma, ragazzi! 1-0 per la Roma. Era proprio quello di cui avevamo bisogno. Ma se guardiamo il dato statistico, ragazzi, la partita è particolarmente equilibrata. Hanno fatto gli stessi tiri nostri. Cambia solo la percentuale realizzativa. Allora, 67esimo, io direi comunichiamo ancora. Chiedo concentrazione alla squadra. Siamo al 75esimo qua e nel giro di un attimo, ragazzi, andiamo a fare qualche sostituzione. Vediamo un po' i più stanchi. Allora, poi facciamo vediamo un po'. El Shaarawy è proprio cotto, ma cotto per di cotto. E un altro abbastanza cotto, secondo me, è Cristante. Diamogli un po' di respiro. La partita sta per volgere al termine e siamo al 90esimo praticamente. Forse abbiamo anche un'altra opportunità
sfumata, andata alle ortiche. Vediamo, una rimessa laterale e poi dovrebbe chiudersi la partita, perché ovviamente, ragazzi, 93esimo, se ne aiutiamo mo. Dai, fa sto gol, dai. Ecco, bene. Credo che si concluderà qui. Vittoria importantissima, ragazzi. Una vittoria importantissima. I migliori, il migliore in assoluto, Rui Patricio addirittura, Mancini, Veretout, Ibañez, Karsdorp, Shomurodov. Non sta facendo sentire l'assenza di Tammy Abraham. Ben fatto, non eravamo al meglio, ma abbiamo ottenuto il risultato. Va benissimo, possiamo andare avanti. È una vittoria che ci soddisfa. Il morale sembra davvero alto. Quanto ciò può portarvi lontano? Lavorare qui è una gioia, spero che continuino così a lungo. C'è l'Udinese nella prossima di campionato, ragazzi, e non sarà assolutamente facile. Per quanto riguarda il calciomercato, io ho deciso di non acquistare, quindi di rendere la cosa realistica, di cominciare con la Roma reale di questa stagione e poi di andare ad intervenire eventualmente nel mercato di gennaio. Siamo alla prima partita di campionato, devo schierare la formazione e devo scegliere le tattiche, quindi vi chiedo un attimo di tempo. Tammy Abraham ancora non è pienamente recuperato e non lo voglio assolutamente rischiare. Voglio vedere lo stato di forma di tutti gli altri e vediamo un attimo, perché mi hanno detto che lo staff mi ha detto che Cristante non è al meglio, quindi voglio puntare tutto su Darbo. Ho deciso, ragazzi, giocherò così la mia prima di campionato contro l'Udinese. Ce l'andiamo a giocare e speriamo che tutto vada per il meglio. Siete pronti? Spogliatoio. Andiamo fuori e non lasciamo che ci siano dubbi sul perché. La squadra non sta sbagliando niente davanti alla porta di recente, le deve far piacere, no? Ci siamo! Calcio d'inizio, ragazzi, molto rapidamente. Vediamo se riusciamo ad impostare questa partita subito sul possesso e sulle occasioni da rete. Ho alzato la mentalità positiva, ho seguito ovviamente il consiglio dello staff. Vediamo se servirà a qualcosa. Attenzione che l'Udinese attacca. Devo cercare di recuperare il possesso. Non ci posso credere. Ragazzi, non ci posso credere. VAR. Rete concessa. Questo è grave. Comunica. Qui devo rimproverare. Chiedo concentrazione. Siamo passati in svantaggio con l'Udinese, ragazzi. Incitiamoli. Ma hanno commesso un altro... No, ragazzi. Ragazzi, l'Udinese ha fatto 3 tiri, 2 gol. No, non ci siamo. Non ci siamo. Esordio shock per il momento. 2-1. Ci prova El Shaarawy. Accorciamo le distanze. Ma ragazzi, è finito il primo tempo. Non ho fatto in tempo e adesso mi sentiranno nello spogliatoio. Lancio una bottiglietta. Mi incazzo come una bestia. E cominciamo il secondo tempo. Sono inaccettabili questi atteggiamenti, ragazzi. E comunico e domando di più. Dobbiamo pareggiare questa partita immediatamente e non è questo l'atteggiamento, questi tiri. Ma anche sfortuna, abbiamo appena preso un legno, ragazzi. Siamo al 60esimo e io penso che sia necessario qualche cambio. Vediamo un po'. Tammy Abraham, lo butto nella mischia. Butto nella mischia Cristante. Non ci posso credere. Ragazzi, non ci posso credere. Sto perdendo 3-1, ragazzi. Esordio shock. Sono scioccatissimo da quello che ho appena visto, ragazzi. È un esordio inaccettabile. Non so spiegarmi. Con 5 tiri hanno fatto 3 gol. Ragazzi, noi con 14 abbiamo fatto una sola rete. E qui mi devo far sentire. Non ci sono scuse. Non ci sono scuse. Ce ne andiamo con la coda tra le gambe, ragazzi. Ce ne andiamo con la coda tra le gambe. Andiamo a giocare contro l'Union Berlin, ragazzi. E vediamo se riusciamo a sfangarla. L'andata l'abbiamo vinta. Tutto pronto. Si scende in campo.
Ragazzi, nel primo tempo è stato un monologo. Abbiamo fatto 10 tiri, 5 nello specchio. Loro non hanno fatto un tiro, ma non riusciamo. E incitiamo. Ecco, non ho fatto un tempo a fallo. Ragazzi, Bagnez 1-0. Va benissimo. Posso anche pensare a qualche sostituzione, eh? Ne ho bisogno. Vedo qualche calciatore molto, molto stanco. Quindi, vediamo un po'. Facciamo rifiatare Veretout. Dietro facciamo rifiatare Karsdorp facendo giocare Reynolds. Facciamo anche, vediamo un po', Carles Perez per Mkhitaryan visto che è stanco, Villar per Cristante e Zaniolo per El Shaarawy con, ecco, l'inversione. La partita, ragazzi, è finita e meritatamente. Seppur con 11 tiri, 17 totali, solamente un gol, ma ce la siamo portata a casa. Abbiamo giocato bene, ma non rilassatevi. Possiamo andare avanti perché, ragazzi, è una doppia vittoria importante. E adesso però ci dobbiamo immergere immediatamente perché c'è una giornata di campionato importante contro il Cagliari, eh? 100.000 euro, 2 milioni dopo la qualificazione alla fase a gironi. Eccolo qui, ragazzi, questo è il girone. Roma, Sheriff, Boraz e Render. Borat e Renders. Va benissimo. Girone sicuramente facile. Partita tra Roma e Lazio è stata spostata. E questo è il rapporto su, ovviamente, il Cagliari che dobbiamo affrontare a breve. Confermiamo la formazione, ragazzi, e scendiamo in campo per la prossima partita di campionato contro il Cagliari, eh? Ok, voglio che riprendiate da dove avete lasciato. Calcio d'inizio, ragazzi, partita contro il Cagliari, importantissima. Dobbiamo rialzarci immediatamente, secondo me, eh? Incitiamoli, perché voglio il vantaggio. Vai Calafiori, ottimo lavoro. Ma che è sto tiro? Ci posso credere. Tiro vergognoso. Vediamo, El Shaarawy è un esperto. La butta dentro. Ed El Shaarawy porta in vantaggio la Roma. Ma dobbiamo rimanere concentrati, quindi per il momento chiedo concentrazione. Traversa, bene, perfetto. Traversa anche per loro. Ce la siamo vista brutta. Zagno. Ma Alexa, stai zitta, sto giocando a Football Manager. Un tiro di Bagnez velleitario, che dire poco. Chiediamo concentrazione alla squadra, perché ok, ma stiamo concedendo qualcosa e non mi piace. Ancora, siamo poco incisivi, eh. Capitalizziamo male le occasioni che abbiamo. Allora, dovete fare anche meglio di così, assolutamente. Intanto comunico e continuo a chiedere concentrazione alla squadra, eh. Perché il Cagliari, vedete? Ragazzi, mamma che miracolo Rui Patricio, ragazzi. Abbiamo regalato. Qualcosa non va, in questa squadra. Calafiori, Vigna. Poi io direi di mettere Diawara per Cristante. Dobbiamo far rifiatare anche un po' dietro qualche calciatore. Vedo i centrali un po' in difficoltà, eh. Facciamo entrare Carles Perez per El Shaarawy. Diamo un po' di spazio anche a Tammy Abraham. E continuiamo a chiedere concentrazione alla squadra, ragazzi. Finalmente. Finalmente. Doppietta. Sì, buonanotte. Ha segnato Mkhitaryan. Ecco, espulso Zaniolo. Io non ho parole. Zaniolo si è fatto espellere, ragazzi. Va bene, Tammy, devi prendere la forma. Non sei ancora al top. Ma la partita, ragazzi, l'abbiamo dominata e vinta. Quindi vado negli spogliatoi sicuramente soddisfatto. Soddisfatto della prestazione generale dei ragazzi, quindi ottimo. Possiamo aspettarci dei colpi della Roma prima che la sessione finisce? Non voglio parlare di mercato, fatti i cazzi tua. Bene, andiamo avanti. C'è la partita con il Verona, ragazzi. Fazio in procinto di firmare con il PSV.
Lo accetto. Oggi termina il calciomercato. Squadra della settimana. Hanno scelto El Shaarawy Diawara. Incredibile. Ok. Ragazzi, qui ci abbiamo. È finito il calciomercato. Abbiamo una panoramica degli acquisti. Pandev allo Strasburgo. Ibrahimovic se n'è andato. Anzi, è tornato al Paris Saint-Germain. Dybala se n'è andato al Manchester City. Santon, vabbè, l'ho ceduto allo Shakhtar. Boga al Newcastle. Ragazzi, pazzesco. E via via ci sono tanti altri trasferimenti, ma li scopriremo magari man mano. Calafiori riceve il premio MVP del mese. Ci siamo, ragazzi, altra partita di campionato contro il Verona e ho intenzione di iniziare con questo 11 titolare. Poi magari decidiamo il da farsi, ok? Allora, se giocherete questa partita come l'ultima andrà bene. No, i tifosi si aspettano una vittoria, non deludeteli. Andiamo al calcio d'inizio e speriamo che tutto vada per il meglio, ragazzi. Intanto li incito, perché voglio alzare il morale, l'attenzione. Ecco, guarda che palla. Vai Calafiù, dai, muovete. Questo è fallo, ma è fuori area, non credo sia calcio di rigore. Vediamo. Niente rigore, infatti avevo visto bene. Vai. Ma buttate dentro? Fate ride. Niente, una grande parata. Incitiamoli. Comunque stiamo creando solamente noi, ma la dobbiamo sbloccare la partita, eh? Forse è calcio di rigore, ragazzi. Forse è calcio di rigore. Rigore concesso. Jordan. Contro 1-0. Va benissimo. Abbiamo sbloccato la fine del primo tempo ed era importante farlo, eh? Continuo a chiedere concentrazione ai miei. Al 65esimo, anzi subito, vediamo di tirare fuori qualche calciatore per far respirare. Allora, mamma che occasione, ce la siamo portata a casa, ragazzi. Vittoria importantissima. Diciamo che si può fare sempre di più, eh. Dobbiamo continuare così e non cullarci. Sono assolutamente d'accordo. Ragazzi, questa è la situazione di classifica dopo 3 giornate. Siamo a 6 punti. La prima l'avete visto tutti, l'abbiamo persa, purtroppo, ahimè, atteggiamento sbagliato. Adesso per la prossima c'è la Conference da affrontare, ma siamo 6 in classifica, c'è prima la Juventus, Atalanta 2a a 7, Bologna addirittura 2a a 7, Milan, Napoli e Roma a 6, poi Fiorentina, Sampdoria e via via tutte le altre. Io vi invito a lasciare una marea di mi piace su questo video per altri contenuti, per altri video su Football Manager. Commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, compreso tutto in descrizione, contenuti consigliati, e noi ci vediamo alla prossima, sì, con un nuovo video. Ciao, raga!